Avete presente quelle giornate d'inverno tipiche di un gennaio freddo, dove non avete voglia di fare nulla, dove siete un po' in preda alla tristezza, di ricordi vaghi, di feste che se ne sono andate, di cibo dolce che non si mangia più perché abbiamo deciso di mantenerci una volta per tutte? Ecco, una serie di queste giornate hanno proprio invaso la mia vita in questi giorni e quindi ho deciso di buttarmi totalmente in un haul detersivi, onde evitare di acquistare dolciumi. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video mega haul detersivi. Non proprio mega, però abbiamo comprato abbastanza detersivi stavolta. Ad ogni modo, se è la prima volta che approdi su questo canale, non dimenticare di iscriverti giù con il tasto iscriviti. Se vuoi, attiva anche la campanella, sempre se vuoi, così non perdi nessun video, sia di detersivi, sia di casa, sia di vita. E alla fine del video, se ti va, mi metti anche un like, altrimenti prosegui la tua vita in santa pace comunque. Ad ogni modo, sono andato in vari negozietti, allora, sia Acquesapone, sia supermercati, sia il supermercato PAM, insomma vari, perché è una spesa che ho fatto un po' a riprese e quindi vi voglio mostrare un po' quello che ho preso, perché qui la ciccia è abbastanza sostanziosa. Ma partiamo subito dal bucato. Allora, per chi non mi segue della prima volta che vede questo video, io sono attualmente a casa di mia mamma perché ho la mia casa in ristrutturazione. Insomma, andatevi a guardare un po' i video per conoscere la mia triste storia con questa ristrutturazione che non finisce mai. Comunque, visto che sto a casa di mia mamma, quindi ci sono più persone, quindi più lavaggi e più lavatrici, i detersivi se ne vanno a go-go. E allora sto sperimentando varie alternative, ovvero sto andando a provare anche detersivi che non avevo mai acquistato. E tra vari mi è stato consigliato uno della Soft, ovvero Soft Liquid Gel Lavatrice Blu Oxygen, questo qui. Allora, dei prodotti Soft sicuramente non ho preso mai nulla. Forse anni e anni, anni fa, un ammorbidente che non era manco malaccio, però sono quei classici detersivi a cui non date valore, forse anche in maniera sbagliata, perché nonostante abbiano un prezzo basso, alcuni di questi non sono non efficaci. Quindi a volte non lasciamoci prendere dal preconcetto e andiamo ad acquistare anche alcuni detersivi a basso prezzo che possono essere comunque efficaci. In quanto, mi raccomando, andate sempre a leggere le etichette degli ingredienti all'interno per vedere appunto se possono fare al caso vostro. Ad ogni modo, questo è un detersivo liquido efficace a 40 gradi, quindi va bene per i lavaggi che fa mia mamma, che faccio io. È più concentrato con enzimi attivi, Bianco Color Tech, enzimi attivi che non vanno ad aggredire proprio tutti i tipi di macchie. Per intenderci, questo non ha una performance alla Rocco Siffredi, però può andare. Può avere comunque la sua decente notte d'amore, e dico può perché ancora non l'ho provato, ma mi è stato consigliato da vari di voi, tra cui Marco di Pulire a modo mio, che se volete potete seguire su Instagram, e Davide con il profilo Instagram Davide Beauty and Home. Allora, tra i vari che me l'hanno consigliato c'è chi lo ama, chi lo odia, chi non l'ha ancora messo in una classifica. Io sono curiosissimo di andarlo a provare, anche perché ha un prezzo basso e promette molto molto bene. Ovviamente, senza ripetermi e dilungarmi, la valenza di un detersivo non è data solo dal detersivo stesso, ma dal tipo di lavaggio, se abbiamo fatto un prelavaggio, se abbiamo pretrattato le macchie, se abbiamo un'acqua più dura o meno dura, insomma tante variabili che vanno a far sì che il prodotto che andate ad utilizzare sia efficace o meno. Ad ogni modo, questo ha un profumo fantastico, mi piace tantissimo, è la prima volta che lo annuso e mi piace veramente tantissimo, ma mi hanno detto, ahimè, che non rimane sui capi. Comunque, ho preso questo Soft Liquid Gel lavatrice. Fatemi sapere se voi l'avete mai acquistato, perché sono curiosissimo di sapere anche i vostri pareri. Mi sono dilungato troppo come al solito. Inoltre, sempre Marco di Pulire a modo mio mi aveva consigliato il l'omino bianco igienizzante detersivo che io tempo fa utilizzavo, perché io ho sempre utilizzato con piacere i prodotti dell'omino bianco e li ho ritenuti validi anche perché si sposano benissimo con la mia durezza dell'acqua e quindi mi hanno dato anche buoni risultati. Ma visto che girando e rigirando non c'era questo omino bianco igienizzante, non riuscivo a trovarlo.
tra i vari reparti di detersivi, ho voluto dare una chance a questo, giusto perché ogni tanto mi va di provare, non so se voi lo fate, anzi fatemi sapere nei commenti, mi va di dare una chance anche a quei detersivi un po' poco blasonati, diciamo, tipo questo dell'Alba, Alba lavatrice gel, questo speciale per capi colorati. Mia mamma utilizza tantissimo i detersivi per capi colorati, ha meno cose bianche e quindi va sempre alla ricerca di capi colorati. E ho detto, ma faccio il regalo alla mamma, e ho preso Alba lavatrice active, questo qui. Fatemi sapere se anche questo l'avete mai provato, mix color, 33 lavaggi. Non costa tantissimo, io dell'Alba ovviamente, come ben sapete, prendo quello ecologico giallo con il liquido denso giallo nella bottiglia trasparente, con quello mi trovo benissimo, però ho voluto dare una chance anche a questo qui, mix color, voglio andare a vedere com'è. Non ho ancora sentito l'odore e l'odore... diciamo, non prendetelo per l'odore, sperando che... Perché non l'ho sentito prima? Non riesco a capire se è un bagno schiuma, non lo so, però per l'odore, cioè oddio, l'odore è una cosa soggettiva, comunque vi farò sapere almeno se lava bene. Ancora, ho preso dopo anni, 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 sempre sotto consiglio di pulire a modo mio, ho preso questo qui, coccolino diluito aria di primavera. In realtà lui mi aveva consigliato anche quello bianco, sempre diluito, ma non sono riuscito a trovarlo, sempre per non andare girando in vari posti, perché zona rossa, zona verde, zona gialla, insomma non perdo così tanto tempo per andare a vedere cose, anche perché avevo girato già vari negozi. Ho preso comunque solo questo qui blu, che è sempre una riconferma, sempre, anche perché mi è stato detto sia da lui che ovviamente da tantissimi di voi e tantissime di voi che è quello che forse permane di più tra i diluiti. Allora, io da quando sono usciti in commercio i concentrati ho quasi sempre preso, diciamo al 95% delle volte, tutti i concentrati. Invece mi sto ricredendo, perché molti diluiti, tra cui questo qui, permangono abbastanza di più di alcuni concentrati che ho utilizzato, quindi voglio andare a riprovare e a riutilizzare questo. E poi, diciamoci la verità, premettendo che bisogna sempre usare con parsimonia, e dico sempre anche a te che sversi il mondo all'interno di quella vaschetta, sempre con parsimonia, l'ammorbidente, perché non è una cosa assolutamente sana. Io, come già ben sapete, o se non lo sapete, se vi siete nuovi iscritti, io lo utilizzo pochissimo, soprattutto sui capi a contatto con la pelle diretta, cioè a contatto diretto con la pelle. Però ragazzi, la soddisfazione che dà un diluito quando andate a versare, non dovete stare proprio lì col contagocce perché il tappettino è piccolino, perché la dose, insomma, andate a sversare un po' in più, è comunque una bella cosa. Sono le piccole gioie della giornata, insomma, della mattinata a fare lavatrici, anche questa può essere una piccola gioia mattutina. E questo ha sempre quella profumazione gradevole che permane e mi piace sempre tanto. Comunque, sempre ottimo il coccolino. Ho preso della Nuncas questo, che non ho mai preso in realtà, perché questo me l'ha commissionato, tra virgolette, mia mamma, ed è un detergente antiodore per il frigorifero. Questo si va a spruzzare direttamente su un panno e si va a passare all'interno del frigo. Fatemi sapere se l'avete provato, perché mia mamma si trova benissimo e me l'ha consigliato, quindi sono andato a prenderle questo e sono curiosissimo di vedere un po' come si comporta, anche perché non va risciacquato. Infatti qua dice spruzzare su un panno pulito e passare sulla superficie interessata, in caso di sporco ostinato spruzzare il prodotto direttamente sulla zona da pulire, ripassare con un panno asciutto e pulito senza risciacquo, quindi leva gli odori e pulisce e igienizza senza risciacquo. Sono curiosissimo di andare a vedere se la mamma ha ragione. E per mia mamma, che usa pochissimi additivi nelle sue lavatrici in realtà, ma quello a cui mia mamma non rinuncia mai ad ogni lavaggio, le fisse delle mamme,
sono i foglietti a chiappa colori, e io ne ho presi alcuni, tra cui questo qui, uno già l'ho messo a posto, era una confezione doppia di 40 fogli, quindi sono 4 mesi di foglietti, azione completa, il classico della Grey, questo che è ottimo, e quando è in offerta io lo prendo sempre, e quindi questa volta è in offerta da Acquestapone, l'ho preso il bipacco, quindi due di questi da 40 fogli. Poi ho preso anche questo quando andiamo a fare quei lavaggi in lavatrice per i capi neri. È una novità splendinero della Grey. Questo mantiene le fibre molto più protette, soprattutto le fibre ovviamente dei capi neri o capi scuri in generale. Anche questo ravviva l'intensità, protegge i colori, e sono curiosissimo di andarlo a provare. E anche di questo fatemi sapere se l'avete provato, perché sono curioso, curiosissimo, sempre curioso sono. E l'ultimo, uno che non volevo prendere, in realtà l'ho portato in cassa ma non era in offerta, ovvero ero in un supermercato, c'erano delle offerte, e tra le varie offerte nei banconi delle offerte detersivi c'era anche questo qui, che è il nuovo a chiappa colore azione completa ecologico, sia nel pack esterno sia proprio i foglietti hanno un tessuto fatto al 100% di fibre naturali, insomma inquina meno. Solo che io l'avevo preso perché pensavo fosse in offerta, in quanto sopra c'era un prezzo diverso da quello che mi hanno fatto in cassa. In realtà in cassa invece era passato il prezzo 3,79. Non avrei voluto più acquistarlo perché mi sembra un prezzo proprio fuori mercato, ma ahimè purtroppo le offerte sarebbero partite il giorno dopo e quindi già mi trovavo in cassa. C'è stato questo errore di applicazione del prezzo sulla promozione, insomma all'interno del reparto, e l'ho preso comunque perché in promozione il prezzo doveva essere tipo 2 euro e qualcosa, e quindi ok, 16 fogli, aiuto anche il pianeta, ma a 3,79 ragazzi non lo prenderò mai più, quindi ok, la mano al pianeta, ma solo se questa non comporta una spesa maggiore, altrimenti sinceramente no, e poi no. Comunque questo qua è efficace contro gli incidenti di lavaggio, classico a chiappa colore, 100% fibre naturali, senza microplastiche, senza profumo, confezione riciclabile. Le microplastiche sono sempre un po' un danno, anzi sono certamente un danno per i nostri mari, i fiumi eccetera, quindi quando possiamo ridurre al minimo le microplastiche facciamolo, però vi ripeto sempre, questo è un appello che faccio alle aziende, sempre a prezzi contenuti, perché se no altrimenti queste cose qui le vanno a comprare solo le persone un po' più benestanti, una nicchia tra virgolette piccola di mercato che vuole soddisfare la sua sete green, e però poi tutti gli altri vanno a inquinare. Invece abbassiamo i prezzi dei foglietti, abbassiamo i prezzi dei foglietti questi qua proprio ecologici, e tutti quanti possiamo dare una mano al pianeta. Ancora ho voluto acquistare questo sempre sotto consiglio di mia mamma, che voleva provarlo in quanto un'amica gliel'ha consigliato, il classico passaparola che funziona sempre, o almeno spero. Ho voluto prendere questo Ajax, che io in realtà non ho mai preso, Optimal 7 bagno con 7 azioni potenti. L'unica cosa che non mi piace, in quanto ancora non conosco le 7 azioni, non mi piace che hanno messo le 7 azioni tutte qui attorno, e quindi non sono immediatamente chiare sul pack. Quando uno lo vuole andare ad acquistare non capisce bene quali sono le 7 azioni, deve andarsi a leggere tutto il pack qui, cioè tutte le variazioni sul lato. Insomma, voi grafici cercate di fare una cosa un po' più carina, mettete tutte e 7 le azioni qui, così anche la massaia settantenne riesce a vedere e a capire le 7 azioni. Quindi se volete vendere un prodotto, mi raccomando, le basi. Comunque, le 7 azioni sono: superfici brillanti, fresca fragranza, facile da risciacquare, rispetta le superfici, quindi spero anche le cromature, pulito profondo, azione immediata. Andremo a vedere, a testare un po' sulla doccia, sulla rinetteria, vedremo insomma un po' come si comporta. Io ho mai preso prodotto del genere Ajax, ma visto che mia mamma ha la cucina e ha, ovviamente come tutte le persone del mondo, quasi tutte le persone del mondo,
alla cucina e al lavello infragranite. Allora, questo lavello infragranite è proprio un cruccio ed è stata una cosa che di cui ci pentiamo amaramente perché è tutto bianco e ogni volta si va a macchiare anche con la semplice, mi appoggio qui al muro perché mi sono stancato, con la semplice goccia di caffè. Quindi dovete stare là 3 ore a grattare, a grattare, a grattare. Lei di solito prende sempre il CIF. Io gliel'ho ripreso, ma in realtà per me non serve a niente, soprattutto sul fragranite bianco. Ma mia mamma si è fissata, l'ho voluto prendere comunque. E parlo di questo crema con cristalli, rimuove 100% dello sporco, pulito brillante, facile da risciacquare, questa crema della CIF. Io con questa non mi sono mai trovato bene, anche perché comunque è sempre un po' più difficile in crema andarlo a risciacquare e soprattutto sul fragranite non va a levare, secondo me, su quello bianco parlo, non va a levare le macchie di caffè, non va a sbiancarlo, quindi secondo me è totalmente inutile questo qui. Però lei si trova bene almeno a lavare come si dice, il piano cottura, sempre in fragranito della Franky, per quelle pulizie un po' più strong, perché comunque all'interno ha dei microcristalli che proprio meccanicamente vanno a levare lo sporco. Però per me questo non è niente di eccezionale, ma sempre per far contenta la mamma l'abbiamo preso. Ma visto che io avevo sempre il cruccio di andare a lavare, a sbiancare questo benedetto fragranite, anzi fatemi sapere voi quale prodotto utilizzate per andare a sbiancare il fragranite bianco, perché davvero ogni volta mia mamma deve andargli a mettere sempre la candeggina, a lasciare agire per molto tempo e quindi ritorna un po' più bianco. Però onde evitare queste lungaggini ho voluto prendere, ma giusto così perché ero già nel reparto Ajax, ho voluto prendere questo Ajax con candeggina, igienizza, pulisce e sbianca. Non credo che faccia chissà quale effetto, perché penso che sia un classico sgrassatore, diciamo, igienizzante, come quello del spray mousse dell'Ace. Però voglio dargli una chance, tanto comunque questo qui lo si può utilizzare anche in bagno, sui sanitari, insomma un po' dappertutto perché va anche a igienizzare. Quindi mal che vada che non fa il suo effetto all'interno del lavello, sicuramente lo si può utilizzare per tutto il resto, per tutta la casa, insomma, sanitari, piastrelle e quant'altro. Quindi questo qui fatemi sapere se voi l'avete provato e se vi siete trovati bene. Inoltre, una cosa con la quale ci siamo, un prodotto con il quale ci siamo trovati veramente molto molto bene. Bene, e questo viene venduto nei negozi, almeno qui nei negozi 365, Sole 365 oppure Alfamila, dove hanno il marchio Selex. Il marchio Selex è un marchio che prendo di solito anche per i prodotti cibo, food, ma di quelli riferiti proprio ai detersivi ho voluto prendere di nuovo questo gel lavastoviglie, ecco questo qui, della linea Natura Chiama della Selex. Non so se l'avete mai acquistato. Io con questo, noi con questo qui a casa da mamma ci siamo trovati molto bene. Ha ridotto impatto ambientale con materie prime di origine naturale, tensioattivi biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili. Insomma, promette bene per l'ambiente, ma vi devo dire la verità, è vero che noi facciamo sempre lavaggi in lavastoviglie che vanno dai 65 ai 70 gradi, quindi lavaggi sempre con temperature molto forti perché le facciamo la sera a fine giornata, però con questo ci siamo trovati veramente bene. Mi piace anche il fatto che, essendo in gel, posso andare a dosarlo in base al grado di sporco e in base anche al contenuto della nostra lavastoviglie. Quindi la pasticca non sempre la preferisco utilizzarla. Questo non ha un costo alto, non mi ricordo il prezzo, ma non ha un costo alto, fino a 37 lavaggi, 740 ml, senza fosfati, efficace a basse temperature, azione disincrostante, senza nichel, cromo, cobalto, piombo, eccetera. Quindi ok, questo qui promosso e riacquistato. E invece della linea Winnis ho voluto prendere questo Cura lavastoviglie, elimina grasso e calcare igienizzando, giusto per mettere qualcosa all'interno della lavastoviglie quando vado a fare il programma dedicato alla cura della lavastoviglie. Mia mamma qui in casa ha una lavastoviglie della Bosch, ottima, davvero molto 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 performante, e ha un tasto dedicato Care Machine che va a fare una pulizia, quindi un lavaggio ad altissima temperatura con più risciacqui, proprio per andare a lavare tutta la macchina.
Ci si potrebbe anche non mettere nulla proprio all'interno, ma per mettere una cosa un po' più blanda, giusto un rinforzino, ho voluto prendere questo qui che non avevo mai preso e voglio andare a provarlo per vedere se esce ancora più brillante. Infine, classici panni, ne ho presi due e sono questi qua per pavimenti, microfibra, Mr. Driller, ok, giusto perché mi facevano simpatia, costavano 1,50 euro, ho detto vabbè, li vado a prendere, hanno l'asola centrale, grammatura standard, dura a lungo, resistente a frequenti lavaggi, non sfibra, vedremo un po' come si comporta, ma per 1,50 euro se può fa. Sempre per mia mamma, perché erano in sconto, questi guanti della Spontex Comfort, questi qui, non so se li avete mai presi, costavano davvero una bazzecola, tipo 80 centesimi, resistente e flessibile da utilizzare tutti i giorni, felpato 100% cotone, e sono quei classici guanti da tutti i giorni che potete utilizzare sia per il lavaggio di bagno sanitario oppure per andare a fare i piatti a mano, ovviamente con due paia di guanti diversi. Le basi, non ci dimentichiamo le basi. Infine un piccolo pannetto, questo qui, super panno sgassatore in microfibra, novità della Chantecler. Pulisce senza graffiare, senza aloni e pelucchi, efficacia garantita. E niente, questi qua sono tutti i miei prodotti. A breve ne acquisterò anche altri per l'altra casa, quindi magari ci sarà ancora un altro video haul, anche perché dovrebbe arrivarmi la nuova lavatrice a giorni e spero di poterla provare al più presto. Ad ogni modo, se avete provato questo canale, vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fate un'iscrizione cliccando il tasto iscriviti, e se volete attivate anche la campanella, così ogni volta vi vengo a trillare e vi faccio sentire la mia voce. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti quanti voi, ciao.